Hollow Knight su Minecraft prima di Hollow Knight Silksong? È successo davvero? Non è un meme, ce l'abbiamo proprio qui dietro. E quindi salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video che è una mappa ma è anche una mod della riproduzione di Hollow Knight. Andremo a provare questa mappa moddata per cui... che riproduce davvero fedelmente il gioco di Hollow Knight, tra meccaniche, livelli e addirittura boss battle. La mappa l'ho provata in una precedente live e per questo vi dico che il video che vedrete ora è un montaggio estratto dalla live che ho montato io stesso, spero vi piaccia. Ho cercato di editarlo in modo da farlo sembrare un vero video. Ma vi dico anche che se volete vedere di più dalla mappa, perché ho dovuto tagliare tantissime cose, combattimenti, pezzi di livelli, in descrizione, nel commento pinnato e sul canale Eren Blaze Live trovate il video sulla mappa in cui la gioco letteralmente tutta. Mi raccomando, supportate con un like, ogni like è un giorno in meno verso l'uscita di Silksong e partiamo subito con il video. Iniziamo Hollow Knight su Minecraft prima ancora dell'uscita di Silksong. È proprio Hollow Knight. Ragazzi, è Hollow Knight al 100%. Ma che cosa stai dicendo? Ah, giusto qua, se non ho ancora il salto contro la parete, se no avrei potuto salire. Sembra uno di quei lavori che farebbero nelle mappe del marketplace della Bedrock, però in questo caso è fatto in Java con le mod, eh? Left click to attack. Ok, mi sembrava logico, l'avevo già fatto. Ho ottenuto un avanzamento, Slaughter. Allora, per curiosità, se tolgo le shaders è così. Secondo me le shaders ci vogliono, sono assolutamente pensate per boostare l'esperienza, quindi io le terrei. Ci sono anche i blocchi che droppano le geo, le monete. Ah, e il livello di esperienza qua sotto indica il numero di geo in nostro possesso. Sapete che già non mi ricordo com'era la strada? Mi ha fatto danno? Sì. Però posso premere shift per fare il focus, che mi va a ricaricare la vita persa, giusto? Notare come nella mappa ci siano elementi texturizzati o ricolorati, come le dripstone, ci siano anche blocchi di Minecraft vanilla, ad esempio nello sfondo, mischiato molto bene per farlo sembrare effettivamente un Hollow Knight, ma con quel tocco minecraftiano. Eccoli! I geo sulle trappole! Come m***a li prendo, mo? Restan lì? Wow! Fa l'effetto di bolle dello Skulk quando trasmette l'onda d'urto del Catalyst. La propagazione dello Skulk. Spacca, spacca tutto. No? Ok, sì. Siamo pronti? Eccoci. Fading Town. Il drop però è ridotto rispetto al gioco base. Lì si cade davvero un sacco. È bello perché è più tridimensionale dell'Hollow Knight stesso, no? Si vede in profondità molto. Elderbug ci dice: oh, ciao viaggiatore. Mi spiace dirti che sono l'unico rimasto per darti il benvenuto. Gli altri residenti sono tutti scomparsi. Giù nel pozzo, nelle caverne sottostanti, dice ci fosse un grande regno. Allora, io nelle case non posso entrare, però sono chiuse. Quindi giù nel pozzo. Forgotten Crossroads. E ora inizia il gioco vero e proprio. Mi ricordo più o meno cosa c'è a destra e cosa c'è a sinistra. E io comincerei andando proprio a destra. Sono curioso di vedere cosa hanno combinato. È proprio come il personaggio del gioco vero. Posso fare anche l'attacco verso il basso? Aspetta, qui non c'era un mini boss? No. No, qui c'è il tempio del boss. Quello là. Minecraft, Mojang non può fare una roba simile magari per un gioco correlato a Minecraft Dungeons? Certo che potrebbero fare un Metroidvania. Sarebbe anche molto interessante, per carità. Prima o poi faranno altri giochi spin-off. E magari faranno qualcosa di simile, o magari no. Eccolo. Sì, è un po' buio però, amico. Ah, tu facevi l'onda d'urto, non mi ricordavo. Aia. Aspetta che mi ricarico. Ehi, ma io ho saltato! Me l'hai ladrata questa? Il vermetto! Abbiamo liberato un grub. No, no, aspetta. Abbiamo già iniziato a vedere troppe aree. Qui sta già diventando un macello. Vediamo un attimo cosa c'è prima di tutto di qua. Tu mi farai il caricone e finirai negli spuntoni come nel gioco vero? No, eh?
Ma allora, però sto knockback è un po' fastidioso, va detto. Ah, anche nell'originale dava fastidio. Cioè, il knockback così c'era anche nell'originale. Sai che non mi ricordavo sta cosa. Cornifer con la mappa. Cornifer con la mappa credo proprio ci sia, però... non mi ricordo dove sta. I grubbi! Ma grazie mille. Io mi ricordo di te però, eh. Io mi ricordo benissimo. Sei un pezzo. Fai proprio schifo. Personaggio traumatico, oserei dire. Allora, se uscisse Silksong, non credo che lo porterei in live a quel punto. Perché il rischio del backseating è dietro l'angolo sempre. Lo farei in video. Il backseating è quando la chat, proprio un termine da streaming, si può dire. Quando la chat cerca in maniera sgradita. Quindi cerca di imporre allo streamer di seguire le proprie istruzioni per condurre la live. Non andare a destra, devi andare a sinistra. Occhio che lì c'è un boss, preparati bene. No, non prendere quell'oggetto, prendi quell'altro. Se vai più avanti c'è il mercante che ti vende la cosa X. Guarda che lì a destra c'è il potenziamento, eccetera, eccetera. Quello è il backseating. Comunque sapete che giocandoci, io ho proprio l'impressione di star giocando... a Hollow Knight. Sto dimenticando di essere su Minecraft. Ma che figo! Cornifer! Oh, salve! Sei sceso a esplorare queste bellissime vecchie rovine? Non preoccuparti di me. Sto lavorando a mappare quest'area proprio in questo momento. Ah beh, non la posso aprire, ce l'ho lì e basta. Cioè, la visualizzo lì la mappa, mi sa. È buona. Il knockback. Il fottutissimo knockback. Mio Dio, sto impazzendo, Io divento pazzo se continuiamo così. Non sono pronto a morire. E attaccalo! Oh, finalmente. Tutta la roba che è caduta sotto rimane ovviamente sotto. Non la recupererò mai. Salutiamo i Geo che finiranno in bocca al mostro. Che però io voglio lo stesso. Muoio. Ah, sono morto. Prima morte, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Con pure una vita in meno, mi sa che faccio una brutta fine. Che figa sta cosa. Reclama la tua ombra. E devo un attimo ricordare come funzionava sto coso, perché mica lo so. Colpito lui. Ah. Mi ha anche bloccato la cura, maledetto. Va bene, grazie per aver atteso, ma meno grazie perché mi hai fatto danno subito dopo. Curati. Esplodi? Ah, non fare scherzi, eh? Meet the children. Sconfiggi la Groots Mother. Ah, ha fatto scherzi. Più o meno. No, una serie su questo gioco non la faremo perché, figuratevi, questa è solamente... è questa l'area che hanno riprodotto. Non c'è il resto. E penso che difficilmente... lo vedremo presto il seguito. Credo, cioè con tutta la fiducia del mondo, ma che sia impossibile riprodurre l'intero Hollow Knight in Minecraft. Ah, non vanno gli shop, è vero, mamma mia. Vabbè, andiamo a perdere le geo con il boss, dai, tanto è così. Il problema è che pare che per un bug c'era scritto, al momento li hanno disattivati. Peccato che però non posso neanche comprarli volendo, cioè proprio... E non siamo scesi un po' troppo, che dite? Oh, che bello, questo sarà il momento più bello di tutti, ve lo dico già. Voglio vederlo. Ah, giusto. Ma guardalo qui! Ma guardalo qui! Sono ire che non sento suonare la campana della stazione. Purtroppo lui non ci può portare in nessun viaggio per ora, perché non ci sono posti in cui viaggiare.
Bene, vediamo questa boss fight. Non so cosa aspettarmi, potrei perdere tutti i Geo. Che bellino, però. Non fai le onde d'urto, ta? Ricordo male? Ora c'è il fantasmino? Sì. C'è il fantasmino, vabbè, il tipo che è dentro l'armatura. Ok, questo andava schivato un po' meglio, mi sa. Ah, giusto che cadono i meteoriti. Che succede? Ah, fa anche l'onda d'urto, eccola. Sei un po' un bastardo, però. Devo passare lì sotto, ok. Vabbè, easy, l'abbiamo già battuto praticamente. Eh sì, questo era il primo boss, ragazzi. Faker. Sconfiggi il falso cavaliere. Quindi, ragazzi, ci siamo. Abbiamo finito Hollow Knight su Minecraft. Spero vi sia piaciuto. Davvero una bellissima chicca, devo dire. Mi è piaciuto un sacco e mi ha riacceso la voglia di giocare Hollow Knight. Mi manca un sacco Hollow Knight. Quindi vi prego, al Nintendo Direct, almeno, diteci qualcosa. Ma anche ci dite 2027, giusto? Ma per sapere qualcosa. Dai, per piacere. Per ora, comunque... O almeno per ora finisce qui.